molto, moltissimo tempo fa, c'era una giovane principessa a cui il destino aveva sottratto entrambi i genitori e che il lutto aveva sprofondato nella sofferenza. Un giorno apparve un principe che percorreva le vie del mondo su un cavallo bianco. L'aspetto del giovane era nobile e il suo sorriso gentile. La principessa fu avvolta dal profumo delle rose mentre il principe le asciugava le lacrime con un bacio. Piccola principessa, che sopporti da sola il tuo grande dolore, non perdere mai il tuo coraggio e la tua nobiltà d'animo. Come ricordo di questo incontro, prendi il mio anello. Ti prego, dimmi, ci incontreremo di nuovo? Certo, non temere. Sarà questo sigillo a guidarti da me. Quel misterioso anello era forse un pegno di fidanzamento. La principessa non lo sapeva. Era stato un bellissimo incontro, ma la principessa provava una tale ammirazione per quel giovane che decise di diventare un principe lei stessa. Chi può dire se fosse la scelta migliore per lei? Pronto? Sì. Sto guardando le stelle. No, questa notte non mi interessano quelle vere. Hai avuto le rose per stasera? Sì, mi sono divertita come una matta. Era da un sacco di tempo che non mi succedeva più. Ho fatto un giro su tutte le mie giostre preferite. Vorrei tanto che ci fosse anche Emilia. Non credo che si diverta tutta sola laggiù. A proposito, te l'ho mai detto che io sono figlia unica? Sapete, sapete, sapete cosa chiediamo? Ci sono delle bellissime stelle stasera. Invitiamo gli ascoltatori ad ammirare il cielo, anche se non è ancora tempo per le costellazioni autunnali. In una serata come questa, l'amore per la vostra o il vostro partner diventerà eterno. Ed ora è il momento del quiz! Che cos'è che dura in eterno? Ecco l'eterno mistero! Il primo concorrente di stasera è... il suo soprannome è Il Confine del Mondo. Ah, nomignolo interessante, vero? Già, forza, proviamo a chiamarlo! Sì, pronto? Buonasera, parlo con Il Confine del Mondo? Sono io. Sicuro. Lo sai che hai una voce molto sexy? Grazie per averci spedito la tua lettera. E ora qualche domanda su di te. Che cosa fai per vivere? Lavoro in ambito scolastico. Inoltre occupo il tempo libero con lavori di altro genere. Credevo che le scuole proibissero ai propri dipendenti di avere un doppio lavoro. Sì, infatti è così. Ma si trova sempre una scappatoia. Grazie per aver risposto alle domande. Bene, cominciamo. Sapete, sapete, sapete cosa chiediamo? Scegli la risposta giusta fra le seguenti. Che cos'è che dura in eterno? Numero 1, un diamante. Numero 2, dolci ricordi. Numero 3, pesche sciroppate. Vediamo un po', quale può essere? Dai, buttati! Scusate, vi metto un attimo in attesa. Cosa? Sei matto? Siamo in diretta! Sì, sono io. Sì. D'accordo, arrivo. Mi dispiace, ho un lavoro urgente da sbrigare. Uno fuori orario. Che cos'è? Su, forza, vieni con noi. Avanti, andiamo insieme nel mondo che desideri. La sposa della rosa è mia, appartiene solo a me. Che cosa vuoi? Qual è il tuo scopo nella vita? Cosa vuoi essere?
Ma che senso ha fare domande del genere? E comunque tu sei l'ultimo a cui lo direi, visto che non mi fido di te. Andiamo. Tu sei il mio unico amico, l'hai dimenticato? Non esiste l'amicizia in questo mondo. Ne sei convinto? Sì, esatto. Hai visto cosa? Il confine del mondo. Non è perché speri di trovargli qualcosa di eterno? Come ad esempio un'amicizia che duri per sempre? Ricordi quella bambina che trovammo nella bara quando eravamo piccoli? Beh, sì, molto vagamente. Ebbene, qualcuno quella notte riuscì a salvarla. E quel qualcuno era... Sai, è un pianeta molto speciale. È anche conosciuta come Stella del Mattino, che fra l'altro è il significato del mio nome. Lei non trovava più alcuna ragione per vivere. Ma Accio seppe mostrarle qualcosa di eterno. Se davvero vuoi bene ad Anti, perché non cerchi di immaginare quello che prova? Dovrei. C'è stato un tempo in cui mi preoccupavo dei suoi sentimenti al punto di sconvolgermi la vita, ma ora so molte cose che prima ignoravo. Ad esempio che la sposa della Rosa non ha una volontà propria. Senti, Utena, cosa? Niente. Inania. Che detiene il titolo di maestro illusionista. Se riuscirà a imporsi per altre 4 settimane, dovrà sfidare il supercampione in carica. Noi ce lo auguriamo, perché così... Accidenti, quel tipo è stato veramente in gamba. Chissà se poi ce la farà a vincere il supercampionato degli illusionisti. Oppla, io spero proprio che ci riesca. Aspetta, Kozue, vuoi una mano? No, grazie. La compagnia è piacevole, ma devo andare. Siete proprio un bel quadretto e io non vorrei essere di troppo. Buon proseguimento. Questa lettera l'ha scritta lei? Sì. Sapete, è di nostra madre. Deve essere bellissimo ricevere una lettera dalla propria mamma. Devo ammettere che un po' vi invidio. Io ho perso i genitori quando ero bambina. Genitori? Chi ne ha bisogno? In fondo noi due siamo cresciuti come animali selvatici. Ti sembrano cose da dirsi. Sei veramente ingiusta. I nostri genitori si sono sempre presi cura di noi. L'hai dimenticato? Va bene, calmati. Non c'è bisogno di scaldarsi. Sì, la mamma mi ha spiegato tutto in una lettera. No, Kozue e io non abbiamo niente in contrario. Naturalmente la decisione spetta a te, papà. No, non ce la faremo a partecipare al vostro matrimonio. Ti manderemo un telegramma. Chi hai detto che c'è lì? La nostra nuova mamma. Certo che le parlo, volentieri, passamela. Papà. Meglio di no. Non posso impormi ai tuoi figli così all'improvviso. Se devo diventare un burattino nelle mani di quegli ipocriti, preferisco non combattere. Accidentaccio. Quando si deciderà a chiudere il becco? Dopo un po' diventa davvero insopportabile. Lo sapevi che il suo soprannome è Allume? Una volta invece la chiamavano Tazza di Tè, ma non so per quale ragione. E prima aveva un altro buffo nomignolo e... Dunque, qual era? Già, qual era? Ho la testa, ho lasciato il formaggio sul tavolo. Chissà se ci ha pensato Anti. Speriamo che l'abbia infilato in un sacchetto di plastica, altrimenti il frigo puzzerà da morire. Andiamo, Mickey, non essere timido. Se lei è così importante per te, allora prenditela. Io voglio solamente che tu sia felice. Questo non è proprio da te. Sono sincera con me stessa riguardo ai miei sentimenti. E non mento mai.
Se vivi in un mondo corrotto, anche tu devi diventarlo. Perciò rotolati nel fango e prendi con la forza quello che desideri. Cosa? Emamia! Di che potere si tratta? Su, avanti, dimmelo. Gozue, cosa stai facendo? Mostrami questi famosi poteri. Gozue! Guarda quello che fai o finirai col perdere. Voglio dire, in fondo Miki è più... Più cosa? Ti ascolto. Che ti prende? Sei un vigliacco. Sì, pronto. Buonasera, parlo con il confine del mondo? Sono io. Finalmente ti abbiamo beccato! Non è carino metterci in attesa o addirittura riattaccare mentre siamo in diretta. Lo so, ma si trattava di una cosa urgente. Ok, stavolta ti perdoniamo. Pronto per la prossima domanda? È sempre il famoso quiz. Ordini superiori. Sapete, sapete, sapete cosa chiediamo? Scegli la risposta giusta fra le seguenti. Qual è un miracolo? 1. Le invenzioni di Edison. 2. Incontrare un principe. 3. Una lattina di gelacanto. Un miracolo. Vediamo. Il potere dei miracoli. Mi hai deluso. Credevo fossi migliorata durante la mia assenza, ma vedo che non è così. Ho pensato che potessi essere tu, capitano. Ehi, Yuri, smettila, da oggi sei tu, il nostro capo. Non so che cosa tu voglia fare come duellista, e in fondo la cosa non mi interessa, però... Però? Sta alla larga da Shiori. E perché dovrei? Shiori... Shiori è una mia vecchia amica a cui voglio molto bene. A quanto pare le voci girano in fretta. Comunque sia, c'è una cosa che non hai ancora capito. Vale a dire? Vale a dire che sono tornato per godermi la vita studentesca e che se decido di concedermi qualche avventura, sono affari miei. Mi dispiace, l'ho fatta cadere. Io volevo solo... Ora capisco. Sei stata tu, non è vero? Durante la mia assenza hai lucidato la mia spada ogni giorno, non è così? Grazie. Sei stata tu, non è vero? Sì. Volevo fare qualcosa per te, aiutarti in qualche modo. Grazie infinite. È stato gentile da parte tua. Figurati. Il problema è azzeccare la quantità degli ingredienti. Un po' di tempo fa ho sbagliato a misurare i maccheroni e ho riempito una pentola enorme, praticamente una dose per esercito. Ma forse una cosa ancora peggiore è quando sbagli a dosare gli aromi. Se non stai più che attento, continui ad aggiungere roba per correggere. E così, alla fine, sei costretto a buttare tutto. A volte pensi di aver preparato per tre e invece ti ritrovi con 10 porzioni. A quel punto c'è ben poco che uno possa fare, ti sembra? Certo, ci sono piatti più facili da preparare, gli hamburger per esempio, ma gli stufati sono un vero disastro. Hai presente i libri di cucina? Segui attentamente le istruzioni, ma il risultato è sempre sbagliato. Non riesco a capire il perché, è un mistero. Oh? Ma come hai fatto? Non è giusto, io ti ho aspettato tutto questo tempo. Lo sai, mi sono presa cura della tua spada ogni giorno. Ho fatto tutto questo per te. Mi spiace deluderti, quella non era affatto la mia spada. Hai recitato bene la tua parte. Già, sei particolarmente brava a improvvisare. Thank you.
Perché, Yuri? Non capisco. Sapeva. Eppure è voluto uscire dall'ospedale a tutti i costi e tornare a scuola, che incosciente. Sembra che nel clan di Scherma ci fosse qualcuno che amava. Lo sai che cosa diceva sempre? Yuri, non preoccuparti. Che voleva donare alla sua amata... Vedrai che alla fine si sistemerà tutto. Il potere dei miracoli e che desiderava renderla finalmente libera. Di miracoli ne accadono tutti i giorni. Il fatto è che nessuno se ne accorge. Guarda che il tempo sta per scadere. Allora, qual è la risposta giusta? Risposta? Ho dormito. Che ora è? Devo dire che il tempo è proprio volato via. Quando torno a casa, per prima cosa voglio preparare il pranzo per domani. Vediamo. Cosa potrei cucinare? È rimasto un po' di salmone, quindi salmone, e poi farò cuocere degli asparagi. Potrei anche preparare delle omelette, roba veloce. È un bel problema. Vedi, di solito usiamo quello che è avanzato dalla sera precedente, ma il fatto è che... devo farlo bastare per me e Memia. Oh, che disastro. Cosa cucino? Non riesco proprio a fare mente locale. Salmone, asparagi e qualche uovo, e poi cos'altro? Che cosa potrei fare? Non so, vediamo, magari... Senti, e se facessi dei sandwich? Allora potrei mischiare asparagi, salmone e maionese e un uovo sodo. Secondo me dovrebbe andare bene. Oppure mi sbaglio. Non so più niente. Che altro c'è? Non c'è qualcosa che dovrei ricordare? Non lo so, non ci riesco. È la roba che ho lasciato fuori. Non so se si può usare. Di solito abbiamo la buona abitudine di riporre tutti gli avanzi in frigorifero. Però oggi... Sei tu, Anty? Sono io. Che stai facendo in questo momento? Sto guardando le stelle. Le stelle sono meravigliose questa notte. Ti assicuro che non hai alcun bisogno del planetario. Questa sera non sono in vena di guardare le vere stelle. Dimmi una cosa, piuttosto. Hai ricevuto le rose? Sì, le ho ricevute, tutto a posto. Grazie ancora dell'aiuto. Non trovi che le stelle siano stupende questa notte?
Non mi sarei mai aspettata che finisse così. Io dovevo solo consegnargli un mazzo di rose. Tutto è cominciato così, quel giorno, con quell'incontro. La luce era imprigionata. Il mio principe mi ha donato questo. È così che sono diventata me stessa. Il principe stava soffrendo. Quando guardo questo anello, mi ricordo che non devo perdere la mia nobiltà d'animo. Ma tu, chi sei? Tutto questo nel prossimo episodio. Il sigillo della rosa. Il destino assoluto. Apocalisse.